Bentornati amici di Obiettivo News. Si è appena chiuso la 17ª edizione del Rally delle Ronde del Canavese. Abbiamo ospite qui con noi Federico Santini, piacere e benvenuto, e Salve a tutti. Abart, il suo bellissimo Labrador. Siamo qui con te oggi per parlare di questa pazza gara che hai appena concluso domenica. Ricordiamo che sei arrivato primo di classe. Sì, primo di classe, primo di gruppo e potevamo aver fatto anche un bel risultato a livello d'assoluta, ma non abbiamo capito molto i tempi imposti dati sulla prima prova. Ci è andato 8 minuti di ritardo sul primo, se calcoli che la seconda prova abbia preso 30 secondi, no? Con una 600. Dunque ci hanno un po' sciupato la gara, ma insomma va bene così, quello che dovevamo dimostrare l'abbiamo dimostrato. Tu corri insieme, hai corso insieme alla tua sorella? Sì, ho corso insieme alla mia sorella Tatiana, che è una novella nello sport, ha una forte passione, non capisco perché, Ma non lo sappiamo. è veramente professionale, è veramente brava e in macchina con lei è un divertimento assicurato. E chi ha visto il camera car lo sa. Cosa mi ci puoi dire di questa gara che ha creato non poche polemiche anche per quanto riguarda la possibilità data di finire la prova e il contrario, chi ha Ma deciso il contrario? purtroppo era una gara che era già ben definito che avremmo trovato quelle condizioni meteo e ci sarebbero state mille soluzioni per poter finire la prova, per poter mandare avanti il rally sia da parte dell'organizzazione che da parte degli equipaggi per poter proseguire la manifestazione senza problemi. Ti faccio un esempio, io con la 600 il primo giro sono partito con 4 gomme da bagnato, però in voliera avevo due termiche. Male, male che vada in prova speciale, se non montavo, avrei montato quelle davanti, sarei andato su. Certo. Non è stata una cosa improvvisa, si sapeva che c'era. Infatti io, ripeto, mi sono preparato la gara e avevo tutto per affrontarla. Infatti il secondo giro l'abbiamo fatto con i chiodi, sì, è vero, erano chiodi di 20 anni. Però intanto ti aiuto ad andare su, capito? E anche a livello di organizzazione, dico, magari la sera prima che tira un po' di sale, Certo. se non era sale era pepe, ma insomma Anche sullo qualcosa. shakedown, tutti si sono lamentati del fatto che comunque era abbastanza Ma scivoloso. sai, ora, il fatto di lamentarsi su uno shutdown scivoloso lo trovo assurdo. Siamo realisti, Esatto. siamo fighette, no? Dunque. Io per dire lo shutdown mi è garbato proprio perché era viscido, no? Cioè, Certo, il boh, se... divertimento era quello. cioè comunque il fondo viscido, come ti posso spiegare, pareggia le cavallerie e esalta la guida del pilota. Dunque, forse abbiamo perso un po' della vera entità del rally, del vero sport. Sento tante volte dire persone, tifosi, persone d'appoggio, che piloti, ah, noi ai nostri tempi Certo. saremmo partiti, noi avremmo fatto. Ma avete avuto una dimostrazione pratica che io e la mia sorella, anche se veniva giù la lava dal vulcano, saremmo partiti. Dunque, sì, forse il rally ha bisogno di riprendere un po' la sua vera essenza. Ecco, che sia da una parte della federazione che da una parte degli organizzatori, da una parte anche Dei dei piloti piloti. stessi, è diventato un po' più la gara della domenica. La Ecco, moda. esatto. Io mi ritengo un rallista vero perché veramente io sono sempre disponibile a partire con qualsiasi macchina, in qualsiasi condizione, e da sempre il meglio di me stesso. E questo per me si chiama rally. Ecco. Certo, poi tu corri dal 2006, quindi sono tantissimi anni Questa e doveva essere la mia 104esima gara, una cosa del genere. E ho corso in tutta Italia, ho fatto risultati, penso, di discreto livello in qualsiasi campionato. E sì, oggi posso dire che mi trovo un bagaglio di esperienza che mi aiuta in tante situazioni e comunque aiuta anche tanti ragazzi giovani che mi chiedono consiglio. perché comunque tu dai anche consigli e aiuti ai giovani che si Ma avvicinano a questa disciplina. sai, io arrivo da un'epoca che
dovevi essere abbastanza autodidatta, perché Sì, sia con le c'era. note, sia con la guida non ti insegnava niente nessuno. Oggi ci sono queste giovani leve che hanno piacere di imparare, mi fanno arrabbiare perché stanno lì e guardano un po' troppo la tutina, la livrea, le cose, di giù, invece dovrebbero capire anche in questo caso qui qual è l'essenza del rally, che è dare la massima prestazione e imparare, perché comunque sulle macchine da corsa si impara sempre. Certo. E tu, vabbè, il Ronde l'hai corso con la 600, ma hai anche una Skoda Fabia che si sta Sì, 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 preparando. sì, è dall'estetista, poi passa dall'ortopedico. No, a parte gli scherzi, l'anno scorso abbiamo fatto una bellissima stagione di GRZ, perché comunque siamo andati a fare la finale al Cassino, perché abbiamo fatto secondi di età centre, e da buon, insomma, essendo un po' lo straniero della situazione, io perché vengo dalla Toscana, direi che è un ottimo risultato, Certo. perché comunque mi confronto contro equipaggi che queste gare qui Che le hanno conosco. fatte per 20 anni, insomma, io arrivo col mio navigatore, tre passaggi e ti lanci, è stato un bellissimo risultato. Ora abbiamo smontato la Carlotta, perché la mia Skoda si Si chiama chiama Carlotta. Carlotta, perché è in onore del mio papà, che mio papà si chiamava Carlo, che è Ok. morto nel 2018, allora lei Carlotta. è diventata la Carlotta. E niente, l'abbiamo smontata, abbiamo preso tutti gli aggiornamenti 2018, perché io avevo motore sempre standard 2015, e ora quest'anno vediamo nella zona Piemonte quello che si racconta. Prossima gara, 25-26 marzo, Sì, parteciperai? partiamo a Rally Team perché non è zona, però è già un bel periodo che non guido la Skoda, dunque voglio prenderla a mano, fare una gara test, ecco, fare Certo. un po' di soluzioni, vedere il motore nuovo come eroga, insomma, valutare tutte le modifiche che abbiamo fatto. E tra tutte le vetture con cui hai corso, qual è quella con cui hai Quella che c'è avuto nell'immagine ora, l'appunto Super 2000. l'appunto Abarth, Sì, non peraltro non il peraltro, cane ti chiama. lui si chiama Abarth proprio perché la mia appunto Sì, tu. era nera e lui era nero, dunque è stato chiamato Abarth. Pensa che se lo prendevo l'anno dopo era femmina, era bianca e si chiamava Skoda. Quindi il nome Sì, 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 sì. c'entrava comunque. Certo. Quindi le tue prospettive di quest'anno è fare delle altre gare, In che cercando senso? oltre Al al CRZ? sì. Ma io solitamente nei periodi di stacco cerco di tenermi allenato logicamente con macchine che non ti impongono i prezzi Skoda, ok? Dunque che sia una 208, una 600. Poi dai, ti sono sincero, io sono quello con qualsiasi macchina, non mi interessa il macchinone, a me l'importante è che quando monti dai il massimo di te stesso, quello sì. E tua sorella? Cosa puoi dire di Tatiana lei? Che quest'anno farà la zona col suo fidanzato a Novi, gran piede tra l'altro, perché anche l'anno scorso ha dimostrato di essere un ragazzo che va veramente forte. Gli daremo una mano noi come assistenza, praticamente ci segue a ruota con la Skoda, lui correrà con la Clio R3 e secondo me ne farà tribolare tanti nelle ruote motrici, perché quel ragazzo lì va veramente forte. E più che altro ha sempre, cosa importante del rally, ha sempre idee chiare di quello che sta facendo. Ho visto i suoi camera car, che poi insomma, sai, ci monta sopra la mia sorella, dunque Sì, quindi bisogna vorrei evitare uno che me la controllare. tira dentro un castagno, no? E sì, quando monta con lui sono veramente tranquillo. Sì, anche perché poi il rapporto, anche il feeling che ci deve essere tra il pilota e il navigatore è fondamentale. Certo, esatto. Io invece farò la zona con Marco Marzotti, come sempre, mio navigatore storico. Ci eravamo allontanati un po' perché, visto, le distanze imponevano, poi ci siamo ritrovati. Lui deve fare tanta esperienza sulla Skoda perché lui è Un abituato po' Clio diverso. Gruppo A R3 con la Carlotta, le curve in faccia, ad arrivare davvero, dunque. Non posso negare che dalla prima gara dell'anno scorso all'ultima ha fatto un notevole miglioramento, soprattutto poi a Cassino, che era una gara veramente difficile e Difficile. anche difficile da gestire. E la cosa più difficile da gestire per lui è un cavallo pazzo come me in macchina. Io Sì, non poi, deve essere semplice. no, io poi sono competitivo.
Giustamente, non, sei, non è uno, non è lì per pettinare le bambole. Esatto, ecco, io quando sento, sono sincero, io quando sento gli equipaggi, sai, ma no, noi siamo qui per divertirsi, per me come si dice, sono tutte stronzate. Tanto chi vince è sempre solo il primo, no? Ecco, io quando vado, vado per dare il massimo di me stesso. Poi posso anche non vincere, certo. Però devo andare a casa con la soddisfazione. Di aver dato il massimo. Ho dato il massimo, quello sì. Tu poi dalla Toscana sei adottivo del canavese adesso. Ma sono stato un po' adottato un po' in varie zone, perché comunque dalla Toscana mi sono spostato a Chieri. Chieri sono stato 2 anni e mezzo, ora mi sono trasferito qua su. Dunque, diciamo che comunque dove vado mi vogliono tutti abbastanza bene, soprattutto i sponsor. E questo è fondamentale, anche perché delle corse, il mondo delle corse ha comunque un costo... Ha un costo significativo. Ma se fai conto che oggi mediamente una gomma di una Skoda si parla di dai 360 ai 420 euro a gomma, e mediamente quando vai di braccia corte ne usi 8 a rally, dunque se ci va fatto il conto da solo di gomme, perché poi si valuta sempre il noleggio della macchina, ma non si guarda mai il contorno, cioè per dire un'iscrizione che oggi non so più rally di una volta, oggi stiamo parlando di rally che sono 50 km, 60 km, se calcoli che fino a qualche anno fa la ronda di Sanremo era 60, certo. Una prova, no? Comunque sono 6-700 euro iscrizioni, moltiplicalo per 7 gare, nessuno valuta la logistica, vai a dormire negli alberghi, certo, vai a provare rally, benzina, macchina, perché poi la macchina ha bisogno del tagliando, gomme e tutto, certo, quello che ne consegue. Dunque, alla fine dell'anno, a determinati livelli, una buona fetta di budget di parte, calcolando che stiamo parlando di un campionato di zona. Immagina di te un campionato italiano, un CIRA, un CHAR, diventano spese senza fondo proprio, è allucinante. Sì, e poi tanti magari, come dicevamo prima, lo fanno proprio solo per andare a spasso e quindi non... Ma no, ma non è questione, capisco anche che non è facile per chi fa 2 gare l'anno montare su una macchina e andare forte. Io no, ci vuole l'esperienza e l'allenamento. Io mi ritengo un fortunato, perché comunque sono un ragazzo, sì, che qualsiasi categoria però corre tanto, e questo ti aiuta tantissimo. E niente. Che consiglio potresti dare ai giovani che vogliono avvicinarsi? Ma il consiglio che posso dare ai giovani è che oggi devono guardare il futuro, nel senso, oggi ci sono questi gruppi R, come può essere la Clio R5, che sono delle macchine che hanno dei costi molto contenuti, comunque a livello di noleggio, sono affidabili e comunque a livello di guida ti portano già nel futuro. Cioè, ti faccio un esempio, famosi gruppi A, gruppi N, ti impongono una guida un po' retro. Uh-huh. Vedi il mio Camera Car con la 600, ok? Per dire, se te guidi allo stesso modo una Rally 5, non fai strada. Dunque, perché imparare una cosa come è successo a me? Per dire, io ho corso tantissimi anni con la Clio Gruppo A, e la Clio Gruppo A ti impone dei vizi di guida che poi, quando mi sono trovato a dover correre sulle macchine di oggi, mi sono trovato in difficoltà. Ho dovuto, non so se la parola giusta si può dire, seviziare il mio stile di guida, sì, per andare dietro la macchina, capito? Dunque, se partite già con cose un po' più moderne, un po' più recenti, anche se fosse una Resi Start, ma che sia una macchina di oggi. Questo è il consiglio che mi sento di dare. Ti ringraziamo di essere stato il nostro ospite, in bocca al lupo per le tue prossime gare. Crepi. Per concludere il nostro speciale dedicato alla 17ª edizione del Rally Ronde del Canavese, andata in scena lo scorso fine settimana, vediamo ora le interviste ai protagonisti realizzate durante la presentazione degli equipaggi di sabato scorso presso l'Urban Center. Vi ricordo che tutti i video di servizi, dalla presentazione degli equipaggi alla premiazione, ma anche i video dello shakedown della gara, sono disponibili su tutti i nostri canali social, oltre agli articoli dedicati alla manifestazione pubblicati su Obiettivo News. Ricordiamo che ad aggiudicarsi la vittoria ed il trofeo dedicato a Livio Bausano è stato l'equipaggio formato da Loris Gelfi e Roberto Ruggeri su Skoda,
davanti agli emiliani Antonio Rusce e Martina Musiari sulla Skoda Fabia della BS Sport. Piazza d'onore per i torinesi Patrick Gagliasso e Dario Beltramo, anch'essi su Skoda. La prova numero 3 ha riaperto i giochi grazie allo strepitoso successo dei canavesani Cristian Milano e Niccolò Cottellero, i quali hanno messo la loro Skoda, preparata da Special Car, davanti a quelle di Ghelfi, Tortone e Rusce, permettendo al bergamasco Ghelfi di balzare così al comando della classifica provvisoria, confermandosi anche sul parziale conclusivo. E proprio l'equipaggio canavesano, formato da Milano e Cottellero, hanno conquistato la quarta posizione assoluta e si sono aggiudicati il trofeo Gino Bellan. Ora, via alle impressioni dei protagonisti canavesani, ed iniziamo proprio con l'equipaggio vincitore del trofeo Bellan, Cristian Milano e Niccolò Cottellero. Ragazzi, di impressioni. Prime impressioni, oggi abbiamo fatto lo shakedown, siamo andati bene, la strada non era delle migliori perché era molto viscida, poi è migliorata un po'. Domani c'è l'incognita del meteo, vedremo come porta e faremo di conseguenza. Bocca al lupo. Crepi, grazie. E ora le impressioni di Giovanni Bausano e Andrea Scali. Impressioni sulla prova di oggi, aspettative? Ma oggi lo shake è abbastanza bagnato, vediamo domani come porta il tempo. Dice neve nel pomeriggio, ma boh, vediamo. Bocca al lupo. Crepi. Eccoci ritornati. Ora Francesco Diaco e Simone Sparvieri. Allora, cosa ci puoi dire di questo shakedown, di le tue aspettative, la pista, il percorso? Molto divertente e poi molto contento che nel canavese facciamo abbiamo il nostro rally, cacchio. Andiamo in rally da tutte le parti e adesso che ce l'abbiamo in casa giochiamocela bene. Domani? Tutti si lamentano che dicono che piove, ma bisogna essere anche capaci di andare quando piove. Bravo, in bocca al lupo. Crepi. Stefano Blessente e Stefano Bossuto. Dunque, oggi com'è stato? Com'è la vostra sensazione e aspettative per domani? Ma sì, è andata bene, le strade sono un po' scivolose. Comunque, vediamo di divertirci, speriamo che vada tutto bene. L'importante è che ci divertiamo. Buon divertimento e in bocca al lupo. Grazie mille. Ora l'intervista al primo equipaggio donna, con Sabrina Roccati e Mara Miretti. Primo equipaggio donna in gara, come è stata oggi, come vi siete trovate? Oggi ci siamo trovati bene, a parte lo shakedown, la strada un po' viscida, comunque dai, domani la prova sarà diversa, speriamo nel bel tempo. Aspettative? Aspettative di arrivare domani sera qua. In bocca al lupo e complimenti. Grazie, ciao. Ciao. Passiamo ad Andrea Sara Tardito e Federica Botta. Secondo equipaggio femminile in gara, aspettative per domani, speranze? Arrivare, anche perché è la mia prima gara da questa parte e l'obiettivo sicuramente è arrivare. Bocca al lupo, allora mi raccomando, cercate di arrivare. Grazie mille. Complimenti. Ora la volta del fornese Giacomo Alice e Alessandro Rappoldi. Domani aspettative per questo rally? Ma boh, essendo la prima volta la gara in casa, finirla e fare esperienza sulle macchine. E poi vediamo. Oggi? Oggi bene, abbiamo preso confidenza e vediamo domani col tempo come va. In bocca al lupo. Grazie. Un altro canavesano, Gabriele Priante e Mattia Pastorino. Dunque, com'è andata oggi? Molto bene, stiamo prendendo un po' di confidenza con la macchina, ho fatto qualche modifica e vediamo come va, ci proviamo. Aspettative per domani? Non fare dei danni, divertirci e niente di più. In bocca al lupo. Grazie. Cave e Alberto Bausola. Ciao. Aspettative per domani, impressioni di oggi? Impressioni di oggi, tanta roba, bellissimo. La mattina abbiamo tribulato un po' perché era viscido, però verso il pomeriggio ci siamo divertiti come i matti perché le gomme tenevano, la macchina bellissimo, ci siamo divertiti come i matti. Spero di aver fatto anche divertire il pubblico. E domani ci proviamo, noi l'abbiamo presa un po' come gara test, però vediamo di fare bene. Sì. Prima gara con questa macchina? Prima gara con questa macchina, i ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile, finita di montare stanotte alle 2:30 e lei ha risposto alla grande. Speriamo in domani che faccia bello più che altro. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Ora le impressioni di Luca Bellan e Paolo Vincenti. Ciao, impressioni di oggi, aspettative per domani?
Beh, allora diciamo che questa per me è una gara molto importante. E le aspettative di oggi era provare la macchina, vedere come andava, molto viscido il percorso. Vediamo domani e conoscere la macchina, anche perché nuovo equipaggio, nuova macchina, quindi molto con calma. In bocca al lupo. Viva il lupo. Altro equipaggio canavesano, Andrea Ricca e Daniele Gaia. Dunque, prima gara. Sì, prima gara di casa. Iniziamo, abbiamo una vettura magnifica e speriamo domani di fare una bella, di passare una bella giornata. Oggi com'è andata? Oggi benissimo, abbiamo trovato un buon ritmo e niente, ci siamo divertiti. Aspettativa quindi? Cerchiamo di arrivare in fondo, visto il primo rally, e poi chi lo sa, domani. In bocca al lupo. Grazie, crepi. L'ultimo equipaggio femminile in gara, Michela Bettassa e Valentina Imonino. Dunque, come va? Sono il vostro incubo. Benissimo. Come è andata oggi? Bene, piano piano, ma siamo andati bene. La macchina, nuova esperienza? Al top, perfetta. Aspettative per domani? Speriamo di rivederci qua. In bocca al lupo, mi raccomando. Crepi. Grazie. Marco Tinagli e Samuele Valzano. Buonasera, aspettative per domani? Il tempo, che sia clemente. Speriamo. Oggi com'è andata? Bene, tutto tranquillo, tutto bene. In bocca al lupo. Viva il lupo! Ora Paolo Cima e Andrea Dalozzo. Ciao! Aspettative per domani? Aspettative per domani di divertirci. Sarà difficile, il tempo incerto, però vediamo di divertirci, portare alla fine. Contento di correre con l'amico Andrea a quel mio fianco, dai, speriamo. In bocca al lupo. Grazie, crepi. Concludiamo queste interviste con le impressioni di Fiorenzo Alice e Luigi Bariani. Com'è andata oggi? Sì, va bene, diciamo discretamente, sì. Aspettative per domani? Oh, per carità, bisogna vedere il tempo. Dai, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Vi ringraziamo di averci seguito e vi aspettiamo ad una prossima puntata.